Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Stavo pensando che potrebbe diventare una nuova postazione questa qua al tavolo perché è molto luminosa. È al momento l'unico posto in cui fa meno caldo della casa, quindi mi cuccate qui a sto giro. Oggi vi unboxing. Ovviamente tutto usato, ovviamente il braccio, perché sapete che io ogni tanto faccio un ordinello, soprattutto se trovo titoli che mi interessano parecchio, li prendo senza pensarci due volte. Non sempre il libraccio me li trova, perché molte volte fate gli ordini, però alcuni titoli non si trovano in magazzino, magari ci sono delle giornate intere, metto molto tempo, però appunto alcuni titoli non sono appunto presenti perché il libraccio mi ha detto che non li ha trovati. Ma se tu me li hai disponibili, dove sono andate a finire quando ho fatto l'ordine? Vabbè, comunque. Andiamo all'apertura. Ok, proprio a filo, cioè vi posso vedere com'era. Perfetto, proprio ci siamo da forbiciate in mezzo, tagliava tutto. Complimenti. Allora, vi mostro l'unico manga che c'è e poi vi mostro anche tutti i libri che ci sono. Ok, passiamo a, partiamo appunto dal manga che è una box. Ed è questa qui, è Blue Summer Box della Nagisa Furuya. Ed è questa box, diciamo che è in condizioni buone la scatola, quindi ok. Io l'ho pagato 7,15 € invece di, boh, sarà stato 15 euro circa, 15 euro. Questa è la box. Ok, bello, mi piace. C'è anche la cartolina. Perché non lo sapeste, questo qua è un BL in due volumi. In realtà sono tipo, dovrebbero essere due volumi unici, però uno collegato, cioè il secondo non potete leggere se non avete letto il primo. Questo dovrebbe essere il primo, You Are in the Blue Summer, e il secondo è The Blue Summer and You, se non mi ricordo male. Comunque poi vedrò quando lo devo leggere. Sì, direi sì, questo qua. E questo qua l'ho recuperato perché mi ha parlato bene una ragazza, non mi ricordo precisamente, penso fiori di ciliegia, ma non ne sono sicura. Comunque, non voglio dire cose che non sono vere. Ho letto già di questa autrice, Hola Holocean Hair Blue, e mi è piaciuto tantissimo perché era molto dolce senza essere spicy. E anche quest'opera dovrebbe essere seguire quelle orme. Quindi io super super contenta quando ho visto che stava nell'usato, me lo sono accaparato. Paginetta colori. Ok, sono molto molto contenta già adesso, quindi richiudiamo la box. Ok, quindi loro due. Poi passiamo ai libri, tutto usato, raga, non ci credevo, soprattutto per due titoli. Uno, ve lo mostro subito, è lui, che anche lui è perfetto. Lady Tanya, il ciclo di fiori di loto della Lisa Si. Io di questa autrice ho letto esclusivamente Le Madri di Vento di Sali, che è un libro stupendo, bellissimo, ho amato una follia, ma appunto non ho letto nient'altro, anche se ho altri titoli suoi in libreria. Questo qua è l'ultimo uscito per la Longanesi e costava circa 22 euro, qualcosa del genere. Sì, 22 euro, cioè anche no, grazie. L'ho pagato 12,10 € all'usato ed è perfetto, cioè sì. Allora, vediamo che la persona che l'ha letto non sa usare i segnalibri. Ricapticato le pagine. Perché non è solo l'unica pagina, ma ci sono tre pagine piegate. Quindi era il segnalibro di questa signora o di questo signore che lo stavano leggendo. Però per il resto direi che ci siamo. Non mi ricordo assolutamente di che cosa parla, ma semplicemente per il fatto che l'ho trovata all'usato e non ci speravo proprio. Me lo sono accaparrato, quindi lui comunque dovrebbe essere ambientato, se non vado errata, nell'antica Cina, quindi molto molto interessante. Libro che non credevo di trovare, raga, questo è uscito mese scorso tipo, Le ragazze di Glasgow della Susan Goga. Questo è letteralmente uscito mese scorso, wow. 2024 giugno 2024, è uscito a giugno. Ok, io l'ho già trovato nel reparto usato,
Io di Susan Gokha ho letto tutti i suoi libri, l'ultimo, quello del Misteri sul Tamigi, mi è piaciuto veramente tanto, tant'è che è ancora nella mia libreria, è piaciuto anche a mia nonna, quindi quando ho visto lui ho detto lo devo recuperare. Lui l'ho pagato 8,75 euro invece di non riesco a leggere. Comunque lui è perfetto, è nuovo. Tra l'altro questa copertina è troppo troppo bella. Adoro. Avrei preferito forse che la cornice dorata lo fosse anche dietro riflettente, invece qua è solo disegnata appunto nella stampa, però cioè, è nuovo, probabilmente gliel'hanno regalato a qualcuno, non so cosa farsi, non lo so, meglio per me sinceramente, molto meglio per me. Poi altro titolo che ho recuperato è un libro a cui stavo dietro da un po' di tempo perché non volevo prenderlo a prezzo pieno, però a prezzo usato perché no, Tokyo Love Story. Da una parte mi ispirava un sacco, dall'altra no, perché avevo paura fosse un altro titolo di quelli che promettono tanto, invece è solamente ambientato a Tokyo, ma non c'è la vera Tokyo, comunque lo spirito giapponese, non so come dire all'interno. Quindi era un po'. Però invece che pagare 9,90 euro l'ho pagato 5,45 euro, quindi ancora meno che quando sarà nella edizione flessibile, se mai la faranno. Quindi per ora l'ho preso, poi vi farò sapere cosa appunto ne penso. E poi l'ultimo libro che non credevo di riuscire a prendere, raga, ma ce l'ho fatta. Anche lui mi sembra in buonissime condizioni. Le 8 vite di una centenaria senza nome, di Lisa, no, di Mirina Lee. Allora, dovrebbe essere la storia di una spia nordamericana, nordcoreana, diciamo che dovrebbe essere la storia di una sudcoreana che però in realtà prima era nordcoreana e è fuggita dalla Nordcorea, che poi è stata assassina e diverse figure le ha presentato, quindi ok, non sto a parlare sia bene che male, quindi vedremo poi effettivamente cosa ne potrò pensare io. In realtà il video è già finito perché ho già finito di fare l'unboxing, era un unboxing estremamente breve però ci tenevo a farvelo. Perché come sapete a me piacciono un sacco i video unboxing. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete letto qualcosa di quello che vi ho mostrato, fatemi sapere cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!